contrario di quello che vi avevo detto. Ci ha messi in imbarazzo quando ha deciso che l'ordine del giorno della CIA era più importante di un omicidio. Non ho deciso niente, ho eseguito gli ordini e basta. Non è la prima volta che devo ingaggiare un braccio di ferro con Washington. Molto presto il nome di Charlie Reynolds sarà solo un ricordo per voi, ma non per noi. Potrà anche non avere una madre o una moglie che piangono disperatamente la sua morte, ma l'assassino non può restare impunito. In ogni caso, non potete arrestare Svetlana Renkov. Ascolta, se la CIA ha deciso di chiudere il caso è solo perché è convinta che i russi non si fossero resi conto che Charlie era una spia. Ma il fatto che la nipote di Renkov seguisse Charlie solleva dei dubbi. E se i russi sono arrivati a Charlie, la CIA vorrà sapere se la missione è compromessa. Ok. Nello spirito del contenimento, parliamo con Svetlana.